presentazione vi parlerò di questa uniforme. Vi parlerò di come è composta, di come viene correttamente indossata, compreso il modo corretto di mettere la cintura e di fare il nodo. Questo filmato può essere visto tutto di seguito, oppure possono essere scelti singoli capitoli e tutorials in base al presente indice, andando a scorrere con il cursore la barra temporale nella parte bassa dello schermo. Uniforme in giapponese si dice gi. Trattandosi di un uniforme da judo, si dice judogi. Molti di voi si chiederanno, ma si dice judogi o judogi? Nel sistema di trasposizione della lingua giapponese nel nostro alfabeto è stato convenzionalmente stabilito che la lettera G dura venga scritta con la lettera G, senza la H, mentre il suono della G dolce venga scritta con una J. Infatti noi diciamo judo, che è una parola che inizia con la J, mentre nel caso del judogi viene scritto, se lo leggiamo in italiano, judogi. Ecco perché in Italia molto spesso sentiamo usare anche il termine judogi oltre che judogi. Però se parliamo con dei judokas stranieri o siamo all'estero, dobbiamo sempre riferirsi alla parola originale giapponese, judogi, altrimenti non capirebbero a cosa ci riferiamo se usiamo quella letta all'italiana. Il judogi è costruito con tessuto di puro cotone, di spessori differenti. È costituito da quattro parti: la casacca, i pantaloni, il nastrino che tiene stretto in vita i pantaloni e la cintura. Entriamo nei dettagli. Vediamo i pantaloni. I pantaloni devono essere sufficientemente ampi per permettere agilmente i movimenti. Sono rinforzati nella parte delle ginocchia, in quanto durante la lotta a terra si ha un forte attrito con il tatami. È tenuto stretto in vita tramite un nastrino. Il nastrino è inserito all'interno di un passante che circoscrive tutta la circonferenza del pantalone e i cui estremi fuoriescono da delle asole laterali a destra e a sinistra, che sono posizionate sui fianchi e che permettono di tirare il cordino durante la vestizione. La casacca invece è realizzata con due tipi diversi di tessuto. Uno è un tessuto molto spesso, molto forte, che deve sopportare le sollecitazioni e le trazioni delle prese durante la pratica. Inoltre ha dei rinforzi interni davanti e anche sulle spalle e anche sotto le ascelle. La parte inferiore della casacca invece è costituita da un tessuto più leggero che ha due spacchi laterali per consentire una migliore mobilità delle anche e alla casacca di poter fasciare meglio il corpo del judoka. Poi c'è la cintura. La cintura di norma è costituita in cotone, ma si trovano in commercio per le cinture nere anche delle cinture eleganti di seta, o per i bambini delle cinture semplici di misto cotone o addirittura tutto tessuto sintetico. La prima parte del judogi che il judoka deve indossare sono i pantaloni. I pantaloni devono essere stretti in vita tramite il nastrino.
che va tirato in avanti e che scorre dalle asole laterali. Dopodiché il nastrino va passato dentro i passanti che sono riportati sulla parte anteriore del judogi, in questo modo. Taluni pantaloni sono invece confezionati con un nastrino unico centrale, dentro il quale si vanno a inserire le estremità destra e sinistra del cordino. Dopodiché si fa un fiocco per fermarlo e si stringe bene il fiocco. Poi si nasconde tutto all'interno dei pantaloni. I pantaloni per i judokas più piccoli, per i bambini, spesso sono realizzati con un elastico al posto del cordino per una semplicità di vestizione. Dopo i pantaloni si indossa la casacca. La casacca va posizionata con il risvolto destro sotto e il risvolto sinistro sopra, sia per i maschi che per le femmine. Poi segue la cintura, ma sulle corrette modalità di posizionamento della cintura ne parleremo in un secondo momento. Intanto vi dico che per i judokas maschi la casacca deve essere appoggiata direttamente sulla pelle. È in uso anche portare sotto delle magliette durante gli allenamenti, che possono rendere più comodo la vestizione e anche garantire il mantenimento di un buon riscaldamento muscolare. Ma durante le competizioni, sia di combattimento sia che di kata, la maglietta va assolutamente tolta. La stessa cosa dicasi in situazioni ufficiali come in sede di esame. Il judogi va vestito in modo classico, senza niente sotto la casacca. Discorso diverso invece è per le judokas femmine. Le judokas femmine invece devono portare sotto la casacca una maglietta o una canottiera o un body che copra completamente il busto e si inserisca all'interno dei pantaloni. Il judo, come le altre discipline orientali di combattimento, ha un codice di comportamento. È previsto che l'uniforme, nel nostro caso il judogi, sia sempre in buone condizioni di pulizia e correttamente indossato. E al momento in cui ci si presenta sul tatami e anche durante le pause dell'allenamento e alla fine, prima di congedarsi, occorre ricomporsi e riposizionare in maniera ordinata il judogi e la cintura. Questo vale anche nelle competizioni di sciai, cioè di combattimento. Quando ci si presenta sul tatami prima dell'inizio della gara, occorre avere il judogi ben posizionato, la cintura ben allacciata, e alla fine del combattimento, prima che l'arbitro assegni la vittoria al vincitore, occorre ricomporsi prima poi anche di fare il saluto. Nelle pause del combattimento, se il judogi si scompone, esce dalla cintura, eccetera, è l'arbitro che interrompe e chiede ai due combattenti di ricomporsi. Nelle gare di kata la cosa è ancora più importante, perché un judogi è pulito, un judogi che sia della giusta misura, correttamente posizionato, è un elemento che viene giudicato ai fini del punteggio. E nelle competizioni internazionali, ma adesso la cosa sta entrando anche nelle competizioni nazionali di kata più importanti, occorre presentarsi ad iscrizione con il judogi e la cintura per dimostrare che si tratta di modelli omologati dalla Federazione Internazionale. Per quanto riguarda la cintura, che in giapponese si chiama obi, il posizionamento e il modo di fare il nodo non sono codificate, non ci sono norme obbligatorie su come farlo. Tuttavia, un buon posizionamento e un nodo ben fatto consentono di pervenire a un risultato che sia esteticamente gradevole
ed efficace anche dal punto di vista della funzionalità e della comodità. Di seguito andremo ad illustrarvi due modi di posizionare la cintura. Dopo vi sarà illustrato due modi di fare il nodo per ottenere un risultato che sia soddisfacente. Per facilitare la comprensione della spiegazione del posizionamento della cintura, ho applicato lungo le estremità e sulla stessa faccia della cintura due pezzi di nastro adesivo di diverso colore, in questo caso uno rosso e uno bianco, circa una cinquantina di centimetri. Questo vi consentirà di vedere meglio i movimenti della cintura durante il suo posizionamento e come viene girata la cintura quando si effettua il nodo. Se voi vorrete seguire questo tutorial eseguendo le stesse operazioni, potete fare altrettanto sulla vostra cintura. La prima modalità di posizionamento della cintura che andremo a illustrare è quella più comunemente utilizzata. Prendiamo innanzitutto il punto mediano della cintura. Per trovarlo si fa così: si prendono le due estremità, si uniscono e poi si scorre la cintura cercando di non avere avvolti nodi. In questo caso abbiamo trovato il punto mediano. Dopodiché, posizionando la cintura sull'addome, badando che all'esterno rimanga la parte con il nastro, e in questo caso mettiamo il nastro bianco alla nostra sinistra. Posizioniamo il punto mediano 2-3 cm sotto l'ombelico, nella zona che i giapponesi chiamano ara, e iniziamo a fasciarsi i fianchi. Quando siamo arrivati dietro, incrociamo le due estremità e ripartiamo a fasciarsi i fianchi, badando di sovrapporre esattamente il secondo giro al primo, fino a tornare nella posizione davanti. A questo punto la parte con il nastro bianco sarà alla nostra destra, la mettiamo a contatto dei due giri, sopra sovrapponiamo l'altra parte, quella con il nastro rosso, e a questo punto ci fermiamo perché del nodo ne parleremo successivamente. La seconda modalità di posizionamento che vi andrò a illustrare è anche questa una modalità piuttosto comune. Questa modalità non comporta l'incrocio dietro la schiena e comporta una fasciatura a seguire lungo tutta la fascia dell'addome e del dorso. Partiamo prendendo l'estremità contraddistinta dal nastro bianco, portiamola sulla nostra sinistra e andiamo ad appoggiare l'inizio della cintura al centro della schiena. Poi con l'altra mano iniziamo a fasciarsi l'addome fino a passare sopra alla parte del nastro bianco e continuiamo nel girarci intorno la cintura all'addome, badando sempre che il secondo giro si sovrapponga esattamente al primo. A questo punto, tornati in posizione davanti, la parte con il nastro rosso sarà quella che starà sopra a tutti e due i giri. Dopodiché andiamo ad estrarre da sotto la parte iniziale con il nastro bianco e siamo ritornati al punto in cui ci eravamo lasciati con la prima modalità. E qui ci fermiamo perché la spiegazione del nodo sarà data in un secondo momento.
andiamo ad illustrare due modalità di fare il nodo, avvalendosi di due riprese contemporanee, una da posizione frontale e una da posizione dall'alto in soggettiva. Ripartiamo da dove ci eravamo interrotti con il posizionamento della cintura, dove il ramo con il nastro rosso stava sopra e il ramo con il nastro bianco stava sotto. A questo punto prendiamo l'estremità con il nastro rosso e la andiamo a passare sotto entrambi i giri della cintura, a raccogliere, così. Poi poniamo l'estremità con il nastro bianco in verticale, l'estremità con il nastro rosso la andiamo a girare ponendo il nastro rosso a toccare il nastro bianco. In questo modo avremo realizzato una croce dove la parte con il nastro bianco è il ramo verticale e la parte con il nastro rosso rovesciato è la parte orizzontale. Il ramo orizzontale presenta alla vostra destra un'asola, questa. Prendiamo il ramo con il nastro bianco, lo pieghiamo e lo andiamo a inserire dentro l'asola, così, e iniziamo a tirare le due estremità e a stringere il nodo delicatamente, controllando che non si avvolga la cintura dentro il nodo. Ecco, il nodo è fatto. È un nodo piatto e la cintura fuoriesce con le sue due estremità in modo orizzontale. Questo è il nodo semplice, un nodo semplice da realizzare, rapido, che durante la pratica dell'allenamento si scioglie velocemente. Magari talvolta si può sciogliere spontaneamente a causa dei movimenti durante la lotta, durante l'allenamento. Se invece vogliamo un nodo che sia bloccato e che non si sciolga spontaneamente, dovremo effettuare quello che abbiamo chiamato appunto il nodo bloccato, un secondo tipo di nodo, ma molto simile a questo. Infatti, per eseguirlo basta tornare indietro di un passo rispetto a questa procedura. Rallentiamo il nostro nodo, prendiamo l'estremità con il nastro bianco che è alla nostra destra, apriamo i due giri della cintura, così, e andiamo a inserircela dentro, badando che la parte del nastro guardi l'esterno. Ecco, stiamo attenti che non si avvolga il nastro della cintura. Senza stringere facciamo la stessa operazione dall'altra parte. Allarghiamo i due giri, prendiamo la parte con il nastro rosso, la inseriamo all'interno, tenendo la parte con il nastro verso l'esterno, e poi piano piano andiamo a tirare il nodo controllando che non vi siano avvolgimenti nella cintura. Ecco, fatto il nodo bloccato. Anche il nodo bloccato fa fuoriuscire lateralmente le due estremità. Se vi fossero delle scritte sarebbero in evidenza. Inoltre, questi tipi di nodi, sia il nodo semplice che il nodo bloccato, sono caratterizzati da questa specie di triangolino. Questo triangolino ha la punta in orizzontale, in questo senso. Assomiglia un pochino a un nodo di cravatta. L'importante che sia posizionato in orizzontale, perché se fosse posizionato in verticale sarebbe segno che avete sbagliato qualcosa nel fare questo tipo di nodo. Questo nodo è un nodo piatto, visto in sezione è
così, che non vi darà noia durante la pratica di lotta a terra ed è anche carino a vedersi. Il judogi è tradizionalmente di colore bianco, tuttavia negli ultimi anni è stato introdotto anche il judogi di colore azzurro. Questo si è reso necessario per esigenze di riprese televisive, per facilitare la visione al pubblico che guarda dalla televisione, per poter distinguere meglio i due contendenti. Nelle gare, in genere le gare internazionali, dove è previsto l'utilizzo del judogi azzurro, gli atleti in gara devono arrivare forniti di due judogi, uno bianco e uno azzurro, da indossare a seconda della chiamata. Invece, nelle situazioni ufficiali come gli esami oppure durante le competizioni di kata, il judogi deve essere assolutamente quello tradizionale di colore bianco. Come abbiamo detto, questa uniforme si chiama judogi. Talvolta la sentiamo chiamare kimono. Questo è un errore, perché il kimono non è una uniforme per un'attività fisica sportiva, ma è un abito elegante giapponese per uomo e per donna, di solito realizzato con seta, e può essere anche molto costoso, quindi non certo da portare in una palestra per un'attività fisica. Parlando della storia del judogi, vi dirò che il judogi è stato inventato da Jigoro Kano, l'ideatore del judo. Jigoro Kano volle questa tenuta per consentire le prese direttamente sul judogi, invece che le prese anatomiche sugli arti, come avveniva nell'antico jiu-jitsu da cui è derivato il judo. La presa a judogi consente un migliore controllo della proiezione dell'avversario o del compagno durante l'allenamento, ma più che altro anche un migliore controllo della sua caduta, che deve avvenire in modo sicuro, senza rischi, essendo il judo una disciplina di tipo educativo. La validità del judogi è dimostrata anche dal fatto che è stato imitato da diverse discipline di combattimento giapponese. Infatti è stato adottato così com'è nel jiu-jitsu moderno e venne adottato anche dal maestro Ueshiba per l'aikido. Maestro Ueshiba era stato un compagno di scuola di jiu-jitsu assieme a Jigoro Kano, poi aveva preso una sua strada ideando il moderno aikido. Anche il maestro Funakoshi, fondatore del moderno karate, fu interessato dal judogi. Infatti, quando si recò a Tokyo al Kodokan a trovare Jigoro Kano per istituirgli la visita di cortesia che Kano gli aveva fatto a Okinawa, fu incuriosito da questa tenuta e allora pensò, assieme a Jigoro Kano, di realizzarne una apposita per il karate. Venne modificata la casacca, la foggia la stessa, ma venne fatta in una stoffa un po' più leggera. Infatti il karate non richiede di effettuare delle prese, ma richiede di avere un abito piuttosto comodo per poter sferrare i colpi diretti, gli atemi, a differenza del judo. Inoltre il karate non comporta la lotta a terra, quindi un abito più leggero della stessa fattura, che ha un cordino all'interno della casacca per tenere fermi i due risvolti, cosa che nel judo non è possibile perché sennò si strapperebbero, e che porta il nome di karategi, cioè il gi del karate.